Siamo con Daniela Reo, esponente di Forza Italia, con un'esperienza come consigliere di zona, in zona 8, che conosce bene i problemi delle periferie e il tema della sicurezza. A Milano se ne parla spesso anche da parte dell'amministrazione, che rivendica una sua attività in questo senso positiva con degli interventi sul territorio. Lei è d'accordo? Quando ho letto la dichiarazione del sindaco Sala sul miglioramento delle periferie ho subito pensato: ma dove vive? Ma frequenta davvero questa città o vive da un'altra parte? Le periferie a Milano non sono migliorate, sono ancora in cattivo stato, ma molto peggio di prima, di come le abbiamo lasciate noi. Mi sembra proprio che questa giunta non abbia capito quale sia la ricetta per portare la sicurezza nelle periferie, oppure non lo voglia capire. Senta, l'operato dell'assessore Rozza alla sicurezza come lo valuta, anche alla luce di alcuni confronti che avete avuto direttamente? Sembra che l'assessore, anche lei, non abbia capito alcune questioni fondamentali. Quando i cittadini ti chiamano e ti dicono che in quel quartiere o in quell'altro non c'è sicurezza e c'è bisogno, non si risponde c'è un presidio della polizia, perché vuol dire che non basta, vuol dire che non è la soluzione, vuol dire che bisogna mettere mano davvero per trovare una soluzione concreta, perché la sera dopo le 6, adesso che viene anche buio presto, non si può andare più in giro a Milano, c'è da aver paura. E peccato loro che non se ne accorgano, ma io che vado in giro per le strade della periferia, e ricordiamo, io sono stata eletta in un consiglio di zona che comunque è periferico perché è ai bordi della città e comprendeva anche Quarto Giaro, non è migliorato, è completamente peggiorato. Non è che si ridipingiamo un muro a Quarto Giaro, allora a Quarto Giaro si sta meglio. Da un punto di vista della presenza di immigrati, che cosa si sente di dire in questo senso? Che sono stati relegati tutti in periferia, la concentrazione dei centri d'accoglienza profughi e questa mala gestione porta ancora a questo senso di insicurezza, questa percezione la fa alzare. Ad esempio sotto casa mia ci sono due centri profughi, i ragazzi girano, vagano, la mattina li trovi già alle 8 seduti che bivaccano. Questo non è modo di gestire, ma anche per la loro vita, loro stessi, questi ragazzi, e aumenta un disagio già esistente nella nostra periferia.